Volti di carta. Raffaella Verdesca. Storie di donne del Salento che fu. L'alba del tramonto. La luce fioca della lampada accanto alla macchina da cucire accompagnava il canto silenzioso di Lina quasi ogni notte. I suoi quattro figli di 12, 10, 8 e 6 anni dormivano nella stanza accanto alla sua postazione di lavoro e i vicini di casa russavano nella loro camera da letto, sopra e sotto, il suo piccolo appartamento. Tanto era stato facile per lei trasformare il rollio meccanico della Singer in una ninna nanna per i suoi bambini, tanto era stato difficile convincere le famiglie di rimpettaie che l'indecente baccano notturno che loro le imputavano, altro non era che il suono stridulo della sua miseria. Non che Lina non riconoscesse a quella gente il diritto al riposo in vista delle fatiche del giorno dopo, ma certo le era difficile accettare quella feroce incomprensione. Tutti questi accadimenti erano da ricondursi al tragico evento di qualche anno addietro, quando la donna aveva perso all'improvviso il marito per via di una diagnosi medica sbagliata. Della povera gente pochi si sono veramente occupati nel corso dei secoli e così era accaduto anche nel giugno del 1965 a Vincenzo Calcagnile, gran lavoratore da poco in pensione, dalla ditta di autotrasporti per cui lavorava. Tutti in paese lo chiamavano Zinu, e di lui in tanti ancora ricordano la forza e la dignità, virtù che a quel tempo erano state messe a dura prova dall'incompetenza di un medico curante, impigrito dalla suefazione al niente. Un niente. Un niente. Doveva perciò essergli parsa l'esistenza di Vincenzo. Tanto è vero che quello si sarebbe potuto chiamare in mille altri modi, senza suscitare comunque in lui la giusta attenzione al caso, il rispetto del giuramento di Ippocrate e anche solo un briciolo di umanità. La diagnosi eseguita dal dottor Greco aveva dichiarato Vincenzo affetto da una lombalgia cronica, resistente ai farmaci. Ragion per cui lo spettabile professionista si era sbizzarrito nella prescrizione ricca e fantasiosa di una quantità di antinfiammatori talmente spropositata da mandare subito il paziente in insufficienza renale. In realtà, il povero Zinu era afflitto da un'infezione acuta all'uretere, rilevabile con un banale esame alle urine, esame che Greco non richiese mai per il suo mutuato, convinto dell'infallibilità della propria veggenza diagnostica e cullato da una passività pericolosa e assassina. Aveva solo 56 anni Vincenzo al tempo della sua ingiusta condanna a morte. Troppo pochi per far rassegnare la moglie Lina, di 10 anni più piccola, e la sua dolce nidiata di ragazzetti, nati ogni 2 anni, ad allietare l'orgoglio di una casa felice e onesta. Quella stessa abitazione divenne in breve cassa di risonanza degli strazianti lamenti del suo padrone, tormentato dal dolore e dal rifiuto della fine, sentimenti condivisi appieno dalla sfortunata consorte. La donna, animata dal furore della fede e dell'amore, in quei giorni era ricorsa ad ogni espediente pur di alleviare la sofferenza del suo Zinu, confidando prima in Dio e poi nella saggezza popolare, che sempre aveva aiutato la povera gente a curare da sé medesima i propri mali. Da bambina aveva osservato innumerevoli volte zie e vicine di casa armeggiare con bicchieri e fuoco intorno al corpo debilitato del nonno Kiku. Si trattava della cura attraverso le coppe, oggi più nota col termine di coppettazione, utile a lenire il dolore attraverso la decontrazione dei muscoli ottenuta dal calore.
Presso la famiglia Calcagnile questo metodo si trasformò in un rito sacro, da effettuare nella tarda mattinata o a fine pomeriggio con la partecipazione di tutti. La primogenita era deputata a maneggiare il pezzo di stoffa con cui avvolgere la monetina custodita dal fratello poco più giovane di lei, e Lina si riservava il compito di posare l'involto sulla parte dolorante del marito, facendo combaciare sulla pelle la base della moneta. Intrisi di olio d'oliva i lembi della pezza, la donna passava poi ad accenderli col fuoco di una candela, ricoprendo quindi il tutto con un bicchiere di vetro. Sotto lo sguardo attonito dei due fratelli più piccoli, spettatori fissi attorno al letto del padre, si ripeteva puntualmente il miracolo dello spegnimento della fiamma e della sollevazione della pelle nella porzione trattata. I bimbetti, lungi dall'immaginare che la strana magia fosse dovuta al vuoto creato dalla carenza di ossigeno sotto il bicchiere, rimanevano ogni volta strabiliati da quegli effetti speciali, fiduciosi perciò che la misteriosa pratica fosse la giusta risposta alle loro preghiere, quelle di rivedere presto in piedi il loro papà. Purtroppo l'effetto ventoso e il calore momentaneo delle coppe in quel caso non poterono alleviare il dolore, e dopo sofferenze indicibili e drammi di incertezza, Zinu fu costretto suo malgrado ad abbandonare la vita terrena e tutto quello che di più prezioso questa gli avesse donato. 20 giorni per spegnere una vita, 20 giorni per uccidere una speranza. Evidentemente in quella maledetta diagnosi non era stata contemplata neanche la famiglia che Vincenzo, con quella morte assurda, aveva lasciato orfana di un padre e di un marito caro e amato, non un numero, ma un unico. Nei primi anni 60 in Salento non era facile tirare su famiglie numerose, meno che mai per una donna sola. Il trattamento riservato a Lina in occasione della sua imprevista vedovanza, ahimè, fu lo stesso dovuto al marito nei suoi ultimi giorni di vita. A disgrazia compiuta, infatti, anche lei, assieme ai figli, erano passate a incarnare il dramma del niente. Niente era stato infatti Lina per i fratelli, pronti a girarle le spalle appena realizzata la minaccia del loro possibile coinvolgimento nel sostenere economicamente nipoti e sorella. Niente era diventata la sua storia per tanti conoscenti terrorizzati dal dover contribuire a risollevarla con un'opera di bene. Tutto rimaneva invece per la giovane vedova e i suoi figli, e nonostante il dolore e la disperazione, quella si era sempre impegnata a trasformare la loro vita in uno straordinario spettacolo di magia, impresa già sperimentata anche nei giorni drammatici appena trascorsi. In realtà il vero spettacolo fu lei, madre che senza la sicurezza di una sola lira in tasca da quel momento non smise di inventarsi mille lavori e mille modi per strappare i suoi bimbi al lutto e alla fame. Avreste dovuto conoscere Lina. Bella era bella, e neanche gli stenti e gli anni erano mai riusciti a cancellare sul suo volto i contorni chiari della sua bellezza semplice. Erano stati infatti in molti a non rimanere indifferenti alla sua fatale femminilità, quella superiore all'esistenza temporale, quella spontanea ed eguagliabile in splendore solo ai fiori di campo. Ma Lina non se ne era mai presa cura ed era rimasta concentrata solo sulla sua missione, progetto che prevedeva di rendere ancora felici i suoi bambini, assicurando loro, nella sua persona, un punto di riferimento sempre forte e stabile. Lo stesso per ottenere il quale la poveretta lottava giorno e notte. La donna aveva così dimostrato a un intero paese che una vedova,
non era cibo per avvoltoi né sputacchiera per le umiliazioni, e senza fare una grinza aveva lavorato davanti agli occhi di tutti e pianto solo all'ombra dei suoi. I figli avevano conosciuto fin da subito il privilegio di tuffarsi ogni giorno nell'energia di questa madre, quella che impastava per loro il pane da mangiare e per giocare. Ogni sabato, infatti, in casa Calcagnile si celebrava una vera e propria festa durante la quale le mani di Lina impastavano sia pezzi da consumare a tavola che formine di giochi da dare in premio ai piccoli. Quella creava bambole, automobiline, trenini, ogni ben di Dio, capace di soddisfare la fantasia di un'infanzia sempre in competizione con le ristrettezze familiari e le più agiate condizioni dei coetanei, ma mai con l'amore della mamma. Quest'ultimo era infatti un sentimento immenso. Sapeva far ridere per gioco e far piangere dopo un rimprovero, sognare con le favole e vivere con la realtà.